Buona domenica qui a Radio Città del Capo, benvenuti a una nuova puntata di Folk Bottom, sempre in compagnia di Andrea Maria Simonello per parlare come sempre del folk dalle tinte più psichedeliche, visionarie, progressive ed etniche. Quest'oggi diamo inizio al secondo capitolo di una trilogia di episodi, di puntate dedicate al mondo sonoro scandinavo. E continuiamo a farlo quest'oggi prendendo in esame una corrente abbastanza specifica che riguarda non soltanto il mondo scandinavo, ma in generale quello del folk mondiale, ovvero quello del neofolk, corrente che più di altre del folk psichedelico a partire dalla fine degli anni 90 ha voluto ripercorrere, evocare con le sue atmosfere i fantastici immagini, paesaggi naturali. In particolar modo questa vocazione si sposa bene con gli ancestrali paesaggi nordici della Finlandia, della Svezia, della Danimarca o della Norvegia. Abbiamo iniziato appunto con un gruppo tra i protagonisti della scena neofolk europea, ovvero gli October Falls, duo finlandese composto da Mikko Leto e Marko Tarvonen. Abbiamo ascoltato il brano dal loro disco d'esordio del 2005, Marras, disco scomposto in 8 movimenti che ripercorre appunto con uno stesso tema e diverse variazioni con un mood molto acustico e atmosferico. In realtà gli October Fall si muovono piuttosto sull'Idipo e anche Black Metal e Doom. Questo a partire da loro Womb of Primordial Nature del 2008. I primi due invece Marras del 2005 e Sarasso del 2007 si muovono invece su atmosfere decisamente acustiche e romantiche. Rimaniamo sempre in Finlandia, sempre con un altro gruppo neofolk, ovvero i Nest, sempre un duo, questo formato da Aslak Tolonen e Tirno Saxel. È molto importante questo gruppo perché, pur con un approccio moderno acustico del suono, recupera ancora una volta il suono tradizionale del cantele finlandese. Musica quella dei Nest, ispirata come anche altri gruppi, non solo ai paesaggi, quindi alle sue ai diversi umori ed emozioni suscitate, ma anche al mondo fiabesco di Tolkien, come anche quello dei fratelli Grimm. Di loro andiamo ad ascoltare il brano che apriva nel 2003 il loro disco bellissimo Woodsmoke. Il brano in questione è The Silver Shade Links in Est. Thank you.
e sembra proprio far respirare tutto l'onirico celato dietro ai paesaggi magici della Finlandia, questo brano The Silver Shade Lynx del duo finlandese Nest, con un cantele in evidenza e poi sormontato da percussioni synth e accenni e tocchi di chitarra acustica. Stiamo intraprendendo qui a Folkbokton quest'oggi un secondo discorso riguardante la musica scandinava. Se nel primo episodio della domenica scorsa ci eravamo occupati di gruppi che più si soffermavano e si impegnavano al recupero proprio del folklore scandinavo, quest'oggi invece spazio dedicato ad alcuni gruppi protagonisti della scena neo-folk scandinava. Siamo partiti con gli October Falls dai Nest, dalla Finlandia. Ci spostiamo invece adesso in Norvegia con un altro duo, ovvero quello di Havnat, composto dalla cantante Cecilie Langli e Tom Simonsen, duo formato nel 2006 che trova fama grazie anche all'inserimento delle importanti compilation Whom the Moon and Exxon Sing del 2010, che è diventato un po' il manifesto della nuova corrente del neo-folk internazionale, compilation magica che conteneva anche brani di altri gruppi come Vali, gli stessi Nest, gli October Falls, anche i tedeschi Nebelung, Neonwalten, Horplid, nonché i canadesi Muskox, i finlandesi Teni, anche i norvegesi Alver. Dei Havnat andiamo ad ascoltare proprio il brano che era contenuto in questa compilation, ovvero Dagen of Nat, Javnat. Thank you.
Torniamo qui in studio, questo era il duo norvegese Avnat, il brano era Dagen Ognatta, tratto dalla compilation Home the Moon and Night Song Sing del 2010. Di questo duo norvegese Avnat da ascoltare, sicuramente sono anche loro l'unico disco effettivo Etherlight più una manciata di EP tra cui spicca Outgone del 2012. In questa stessa raccolta On the Moon and Night Song Sings trova spazio anche due brani di un altro progetto norvegese, ovvero il misterioso Moniker Valley, dove effettivamente, come già dicevamo l'anno scorso in una puntata dedicata alla Scandinavia, non si sa precisamente chi si cela. Sa di fatto che con il suo Forlat del 2004 davvero cesellava un disco tra i più belli del repertorio internazionale del neo folk. In particolar modo possiamo dire che tutti questi gruppi che anche fino adesso abbiamo ascoltato hanno sicuramente delle sfumature molto differenti e caratterizzanti, ma che fanno capo comunque a un sentire comune, a un denominatore comune che riguarda appunto la volontà di evocare atmosfere oniriche, sognanti, magiche. Eppure quello di Valley, il sound di Valley, si presenta a mio parere come quello tra i più belli e perfetti a livello formale. Andiamo ad ascoltare quindi proprio di Valley tre brani in sequenza, tratto dal disco più recente, ovvero la seconda prova Skogsland Cup del 2013. I brani sono Norvadindens Kajesang, Aiskurmigstime e Langt Aidet Cerne. Vali. Thank you.
nostalgie bucoliche, psicogeografie nei boschi e perché no, anche fiordi tempestosi. Questo e quant'altro può ispirare, evocare la musica dei norvegesi Vali che abbiamo appena ascoltato, tre brani dal loro Skogs Landskap del 2013, disco in cui, come nell'esordio Forlare del 2004, dipingevano con magici arpeggi di chitarra, ciselli di violoncello e quella accenni di pianoforte e flauto, e dipingevano appunto o evocavano i paesaggi del nord cari alla loro cultura. Rimaniamo in Norvegia, anzi no, scusate, andiamo in Danimarca, ci spostiamo in Danimarca parlando di Kim Larsen e del suo progetto Odd Wand of the Moon, altro progetto che si colloca nella scia del neofolk scandinavo e che ha molti punti in comune con i gruppi che abbiamo ascoltato quest'oggi, dai Nesta, gli Oktoberfall, a Vali stesso. Tuttavia, più da condividere qualcosa con quei gruppi che puntano molto più ad aspetti e ad ambientazioni molto più dark, che hanno a che vedere anche con il mondo esoterico dell'occulto. In particolar modo potremmo accostare una personalità come Kim Larsen all'americano Timothy Runner e i suoi Stone Breath. Di Kim Larsen andiamo ad ascoltare dal disco Nighttime, Night Rhythm, un brano molto, molto bello che ricorda in parte anche alcune atmosfere di Vali. Il brano in questione è Ravenshand. Buon ascolto. Take me home, come on, rise, sing along to this raven chant.
Questo era il brano Raven Shant di Kim Larsen, alias of the End of the Moon, progetto del musicista danese che aveva riscosso anche fama e successo grazie a un singolo, Sol Exa, del 2000, che l'aveva in qualche modo fatto conoscere, canzone che aveva avuto largo successo nelle terre, almeno nelle terre nord scandinave. E di lui comunque va ascoltata un po' tutta la sua discografia che c'era comunque aspetti interessanti, magari non sempre di eccelsa qualità. Ci avviamo alla conclusione di questo appuntamento, di questo secondo appuntamento di Folkwalk dedicato alle terre scandinave e alla musica appunto di quelle terre del nord. Quest'oggi breve excursus su alcuni gruppi della scena neofolk scandinava e dopo essere stati di visita ad alcuni gruppi in Finlandia, Norvegia e Danimarca, concludiamo in Svezia con un gruppo che ritroviamo in quella compilation di cui parlavamo prima, ovvero Whom the Moon Night Song Sings del 2010. Il gruppo sono i svedesi London, di fatto anche loro come gli October Falls più vicini appunto alla scena black metal e doom, ma di fatto con alcuni dischi tra cui Viderna Stall Capital del 2010 si cimentano invece con strumentazione acustica e quindi dando vita ad atmosfere bucoliche dalle tinte dark e oniriche. Di loro andiamo ad ascoltare il brano Ostagar, con il quale concludiamo questa puntata di Folkbot insieme al brano che campeggiava proprio nella compilation di cui parlavamo prima, ovvero il brano Spranget ub Urspranget, sempre del 2010. Dunque vi auguro una buona serata, ci diamo appuntamento la settimana prossima per il capitolo conclusivo su questa trilogia dedicata alla Scandinavia, alle musiche nordiche qui a Folkbottom. Vi lascio dunque, buon ascolto con i London. Thank you.